tutto attaccato senza punto interrogativo, è un'affermazione interrogativa. Secondo questo male.net, dal quale poi si può andare su tutte le altre canali social network, Facebook, Twitter, YouTube, Trick e Track, Ricchi Premi e Cotillon, no? Ma secondo questo male è il momento che sto vivendo adesso. Sono a via Tornabuoni, sotto la pioggia, con Radio Manamanà e un amico, Giuliano Vennacchini, che ho conosciuto alle Maldive. Mi ha detto: vorrei andare in radio, è il mio sogno. Oggi faccio l'istruttore di tennis alle Maldive. Sono passati 2 anni e mi sta a fare un'intervista alla radio. Ma secondo te sta male? Il disadattato, tu da oggi hai un copyright ed è anche un marchio registrato, perché io non voglio più impararlo il tuo nome, tu sei il disadattato. E io ti dico, è la consapevolezza. Oh, me fate parlare, me dovete far parlare, perché non è possibile che siete così presuntuosi che chiamate la gente in diretta e volete sovrastarla. Ragazzi, sono schiavo della cazzata, vi siete messi in un vespaio. Secondo questo male è la consapevolezza di un uomo, povero 43enne assicuratore, che se la mattina si sveglia, gambe, braccia e testa funzionano, check ok, no problem, solo difficoltà. I problemi sono altri, tutti i giorni dobbiamo combattere, ma non abbiamo problemi, abbiamo tutte le armi per combattere le difficoltà. I problemi sono altri, la consapevolezza è l'unica strada, secondo me, per vivere una quotidianità dignitosa, decente, in un mondo estremamente complesso. Tutto qua. Youporn? 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 Che palle! Oh, mamma mia, io adesso sono a Firenze, sta piovendo, oddio che palle, che cosa terrificante! Oh mamma mia, mi si è rotto lo spinterogeno della macchina, che palle! Vatti a fare 2 passi in terapia intensiva neonatale e poi ne riparliamo, bastardo! Perché purtroppo ci si deve passare, purtroppo. Se non tocchiamo con mano la sofferenza di qualcun altro, a volte siamo un po' snorchelisti, rimaniamo in superficie. Io purtroppo ho avuto la sfortuna, e l'ho strumentalizzata, di veder mancare davanti a me un amico, e da là è cambiato il film. Mi sono detto: da domani non ti devi mai più lamentare, per rispetto dell'amico Vigo, che non c'è sta più, e per tutti quelli sconosciuti che non conosci, che hanno lo stesso destino. Io ho tutto, ho le gambe, ho la braccia, ho la testa, ho un prodotto italico, ho un ufficio, ho dei dipendenti, ho una vita da giocarmi tutti i giorni. Famo la finita di lamentarsi per le cazzate, perché bisogna essere consapevoli che siamo miracolati. C'è gente che domani mattina non si sveglia, io non ho firmato il contratto che domani mi sveglio, a me quello bravo non me l'ha dato, non so se a voi l'ha dato. Io non ce l'ho, io non ho firmato niente, quindi se domani mi sveglio, ho la Coppa del Mondo, alzo la Coppa e vado a giocare la partita. Siamo titolari tutti i giorni, anche se siamo delle pippe. Pensa quante. Andiamo a giocarcela questa partita, Pennacchini, andiamoci a prendere la Coppa. Sono a Firenze in questo momento, sono in mezzo a via Tornabuoni, facendo un video mentre parliamo, sotto la pioggia. E secondo te, sto male? Perché sono stato a vedere Fiorentina-Roma, io ho un amichetto che gioca a pallone e che ieri è uscito, a un certo punto è uscito dal campo e a quel punto ho portato la squadra alla vittoria. Ho detto: Svaldo, puoi segnare, perché gioca dall'altra parte, lui gioca dall'altra parte, finché stava in campo, eh? Ma Osvaldo, a minuto 47, è il presidente che è venuto in trasferta, secondo te sta male? Che ce vuoi? Ragazzi, la realtà dei fatti. Dimmi, bello. Sì. Brava, brava. Ma lo sai perché è bella? Disadattato, lo sai perché è bella? Perché la signora, disadattato, sta a sentire, disadattato, mi devi stare a ascoltare quando parlo. Perché la signora ha chiaro il concetto. Che c'è gente che vorrebbe poterci andare da sola in quel terrazzo accanto alla squarciagola e non lo potrà mai fare. Se domani mattina tiri giù le zampe dal letto da solo, hai vinto, canta una canzone, non te lamenta. Ragazzi, è tutto qua. Il secondo che sto male è la cosa più semplice al mondo. È la consapevolezza, bisogna abbassare l'asticella per poter campare bene, perché se noi possiamo saltare un centimetro e sentirci campioni, siamo sempre campioni. E invece noi ci lamentiamo perché vorremmo saltare 8 metri e mezzo, ma siamo delle pippe. Cioè, se io vado a giocare contro Bolt, a correre, posso vincere, no?
Secondo me dei due decimi perdo. Allora invece lui, quello bravo, è talmente buono che dice: senti, Pippardò, basta che fai un centimetro e ti faccio sentire il figo. E questa è la realtà. E noi questo non lo apprezziamo ogni tanto. E allora, se abbiamo la fortuna di non toccare con mano veramente i drammi, le situazioni quelle brutte, rendiamoci conto che invece esistono tutti i giorni. E divertiamoci. Sorridere genera sorriso. Cioè, mugugno porta mugugno, sorriso porta sorriso. Ma che vuole fare? Vuoi mugugnare? Sei un bastardo. Ridi, fatti una risata. È stupendo. Eri sicuro? Guarda, io sotto la pioggia canterei "Sono un ragazzo fortunato", perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è una mazza di cui ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata? E secondo te sto male? Cioè, ragazzi, la vita è uno spettacolo. Godiamocela. Io ho 43 anni. È un attimo, eh? È calla, mi hanno chiuso. È un attimo. Stupenda, stupenda, stupenda. Siete stupendi. Che mi dici, Giulia? Te amo. Io sto in mezzo a Via Tornabuoni. Torno su a casa da Albertino, prendo il treno e torno a Roma dalla mia famiglia. Ma secondo te sto male? Albertino non fa il DJ, gioca a pallone, c'ha il numero 10, la maglietta è viola, è un amico mio ed è un ragazzo straordinario. Eh? Te lo saluto tanto, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma no, no, ma che tu sei disadattato, io ti ho dato il soprannome ormai. Sei più bello. Certo, i soldi, ricordati che i soldi non dormono mai. Quando volete vi voglio molto bene, viva la vita sempre, ciao ciao. E di che dovevamo parlare? Vivere e comunicare. E grazie agli amici di Diamanamana, grazie a Giuliano, grazie di adattato, bella per noi, bella per voi. Torno dall'Aquilotto, poi prendo un treno e me ne vado a casa. Viva la vita. Zozz! Dimitri Zozz! Un altro amico mio, non fa il cacciatore, fa lo stilista, è un mio amico, è alla fine del mondo, siamo amici ma siamo proni, e mi ha portato, è venuto di domenica a incassare. Perché, ma che è incassato? No, è l'amicizia, no, no. È giusto, fatturare il lavoro va pagato, il giusto guadagnare porta male, guadagnare, non guadagnare porta male, chiudere, viva la vita.